Situata nel cuore del Salento, Palmariggi è un autentico gioiello a meno di 10 km dal mare Adriatico. Il territorio del borgo salentino ebbe molti feudatari in tempi antichi, ma si hanno notizie certe dal 1463, quando divenne proprietà degli aragonesi. Essi costruirono un fortino a difesa dei territori circostanti e della vicina Otranto, contro l'invasione e gli attacchi dei nemici. Da quel momento il paese venne conosciuto con il nome di Casale San Nicola. Nel 1480, a seguito dell'invasione dei turchi e la presa di Otranto, il casale divenne protagonista di un miracolo prodigioso di fede. Poco prima dell'attacco dei saraceni alla fortezza, nei pressi di quello che oggi è chiamato Monte Iuzzo, apparve la Vergine, che impugnando una palma si poneva alla guida di una guarnigione di guerrieri. L'esercito turco, pensando di trovarsi di fronte al nemico aragonese, scappò impaurito e da quel momento il paese assunse il nome di Palmariggi, che significa «tu che reggi la palma». Il centro storico di Palmariggi conserva ancora oggi la sua natura più arcaica e vera, nel fascino senza tempo delle antiche abitazioni che si affacciano sulle graziose e strette viuzze. Tra queste spiccano le case a corte, simbolo indiscusso della civiltà contadina di un tempo ed espressione di una comunità industriosa. Rappresentazione del Salento contadino, esse risalgono all'epoca classica, ed oggi rappresentano un patrimonio architettonico di inestimabile valore. Un tempo la zona di Palmariggi era umida e paludosa, e forse anche per questa sua caratteristica morfologica, gli abitanti di Palmariggi sono stati soprannominati carnoculari, dal dialettale carnocula, che significa rana. Il castello aragonese di Palmariggi ha rappresentato in passato un importante baluardo di difesa e di controllo, non solo di Casale San Nicola, l'antica Palmariggi, ma dell'intero territorio di Otranto. Il castello risale al XV secolo e fu voluto dagli aragonesi. Originariamente era di pianta quadrata, con agli estremi quattro solidissime torri di difesa. Tre circolari e solo una di pianta quadrata. Oggi purtroppo ne rimangono in piedi solo due circolari, collegate tra loro da una cortina semidiroccata. Un tempo tutto il castello era circondato da un fossato, che poteva essere oltrepassato solo attraverso un ponte levatoio, posizionato in direzione est. Esso fu colmato nel 1956. Nel 1485, subito dopo il tragico sacco di Otranto per mano dei saraceni, il castello venne completamente rimaneggiato e migliorato dal punto di vista delle nuove esigenze militari. Fu lo stesso Alfonso d'Aragona ad occuparsi in prima linea della riedificazione e del potenziamento della linea difensiva del castello di Palmariggi, che sorse sui ruderi del fortino di San Nicola. Una seconda modifica sostanziale poi si ebbe nel 1724, ad opera del Vernazza, quando parte delle mura di cinta e della piazza d'armi furono interessate dalla costruzione del palazzo gentilizio della nobile famiglia, al posto del quale oggi vi è la sede del locale municipio. A dominare la piazza Garibaldi vi è Casa Modoni. Essa è stata realizzata nel XVIII secolo, precisamente nel 1796.
Per 2 anni, a partire dal 1938, il palazzo accolse le attività politico-istituzionali del comune di Palmariggi, prima che tali funzioni fossero esercitate nei pressi del poco distante Palazzo Vernazza. La graziosa struttura per diversi anni fu adoperata anche come istituto scolastico, ospitando nelle proprie stanze le aule della scuola elementare. Ciò che colpisce di più del palazzo è la bellissima balconata, costellata di fregi artistici in ogni sua parte e arricchita dal blasone della famiglia Modoni. Lo stesso blasone compare anche in cima al portale di Palazzo Modoni, ubicato a poche decine di metri da Piazza Garibaldi. Le strutture rappresentano parte del patrimonio donato ai concittadini di Palmariggi dai fratelli Gabriele e Giuseppe Modoni per compiere opere sociali. Sul lato nord-ovest della struttura e affacciata sulla piazza del paese è presente la torre dell'orologio, che segna le ore e le ricorda ai cittadini di Palmariggi con i rintocchi delle campane. Essa fu realizzata nel XIX secolo, nel periodo compreso tra il 1885 e il 1889, e ancora oggi domina con la sua sobria bellezza sulle abitazioni del paese. La Chiesa Madre rappresenta l'essenza della fede cristiana di Palmariggi. Venne dedicata a San Luca Evangelista per scelta della famiglia Ventura, antichi feudatari del Borgo Salentino, i quali erano particolarmente devoti al santo. La facciata, costruita in pietra locale leccese, rispecchia i canoni barocchi di fine Settecento, dato che risulta decorata e impreziosita da numerosi fregi artistici. Sul grazioso e imponente portale centrale è posizionata la statua della protettrice, affiancata da 2 nicchie che accolgono le statue di Sant'Antonio da Padova, proveniente dall'antica cappella del Castello Aragonese, e della Madonna della Palma, una volta ubicata in via Roma. La grande facciata termina con un frontone sul quale è posizionato lo stemma del paese, rappresentato da una palma. L'interno è a navata unica ed è sormontato da una stupenda volta a stella. Tutta la struttura è abbellita con stucchi finemente decorati ed è impreziosita da numerosi altari laterali. L'altare maggiore, completamente realizzato in marmo, è sormontato dalle tele ottocentesche del pittore Nicola Castelluzzo, che raffigurano gli apostoli di Gesù, Pietro e Paolo. Sulla controfacciata della chiesa è presente un mastodontico dipinto su tela, raffigurante la storica cacciata dei mercanti dal Tempio di Gerusalemme. La chiesa della Madonna della Palma è situata in una parte periferica della zona antica di Palmariggi e porta il nome della protettrice del paese. La sua prima edificazione si perde nella notte dei tempi e fino al 1569 era la chiesa parrocchiale. Venne ricostruita nel 1751, probabilmente a seguito di un crollo. È composta da una facciata esterna molto sobria, dove l'unico elemento decorativo di rilievo è l'ampio finestrone con ai lati 2 nicchie che ospitano le immagini sacre di Santa Teresa del Bambino Gesù e di San Nicola. Anche il portone d'ingresso è molto semplice e presenta sull'architrave un'epigrafe che ricorda la dedicazione e l'anno di edificazione della cappella.
L'interno della chiesetta è di modeste dimensioni ad unica navata rettangolare e presenta una copertura di eleganti volte a stella, impreziosite da raffinate decorazioni. L'altare maggiore, in stile rococò, colpisce per la sua elaborata bellezza e presenta al centro un'antica effigie della Santissima Madonna della Palma. Interamente realizzato in pietra leccese, è decorato con statue e fregi di particolare rilievo artistico che lo rendono un gioiello da scrutare in ogni minimo dettaglio. La statua della Madonna col Bambino è affiancata da quelle dei santi Tommaso d'Aquino e Vincenzo Ferreri. Palmarigi rappresenta un luogo dell'anima, ma anche della bellezza e della cultura. Non a caso, qui è sorto il Museo della Conchiglia e del Corallo, per volere dell'associazione culturale Il Cedro del Libano. Il museo parte inizialmente con l'allestimento di una mostra temporanea dal titolo Architettura del Mare. La mostra consisteva in una collezione di molluschi e di quanto apparteneva al mondo marino, con principale riferimento all'habitat locale. La collezione nel tempo si è impreziosita di altri elementi, fino a quando ha assunto le caratteristiche di un vero e proprio museo. Oggi il Museo della Conchiglia e del Corallo è considerato il più grande museo del settore presente nella provincia di Lecce, dove è possibile ammirare coralli, conchiglie e spugne delle più svariate caratteristiche, provenienti dalle zone marine locali e di ogni parte del mondo. Un viaggio unico e memorabile nelle meraviglie delle marine creature di Dio, in grado di restituire un alito di bellezza all'occhio miope dell'uomo moderno, immerso nel turbine frenetico della quotidiana e misera esistenza. Fuori dal centro abitato di Palmarigi, nei pressi di una collina chiamata Monte Iuzzo, vi è una piccola cappella rupestre, poco più grande di una tradizionale edicola votiva. Ciò che caratterizza l'esterno è l'assoluta semplicità architettonica e stilistica, priva di ogni elemento decorativo. La facciata è a forma di capanna e vi è, a decorazione religiosa, un campanile a vela molto antico e suggestivo. Con molta probabilità fu edificata nel XVI secolo e a seguito di un crollo, che la ridusse a poco più di un rudere, la chiesetta attuale venne ricostruita a metà del XIX secolo. Il suo interno è spoglio, vi è solo un altarino ed un affresco dell'immagine della Madonna Vergine di Costantinopoli. Ogni primo martedì di marzo, ossia il giorno della festa della Madonna di Costantinopoli, per usanza e devozione, la gente di Palmarigi ancora oggi compie un pellegrinaggio su questi luoghi. Dopo la celebrazione della Santa Messa, i convenuti sono soliti banchettare sotto gli splendidi ulivi che circondano la cappella. Anche questo è uno straordinario momento di festa collettiva e la Cappella della Vergine di Costantinopoli, chiamata volgarmente Madonna del Monte, ne rappresenta la casa di tutti.
pochi chilometri dal centro abitato di Palmariggi, tra la ricca macchia mediterranea salentina e maestosi alberi di pino, sorge il santuario di Montevergine. Il luogo di culto è legato ad un'antica leggenda, narrante di un pastorello che alla ricerca del suo coltellino smarrito scopre una misteriosa grotta grazie all'apparizione di una bellissima signora. La Vergine esortò il pastorello a far recare sul posto il parroco e tutto il popolo di Palmariggi, i quali poi edificarono una piccola cappella in suo onore nel 1595. L'attuale santuario di Montevergine, risalente ai primi del Settecento, presenta una facciata semplice e lineare, sormontata da un piccolo campanile. Il tempio sorge su un'antica cripta bizantina, nella quale è eretto un altare recante un antico affresco della Madonna col Bambino, a mezzo busto e a figura circolare. Sul soffitto è presente lo stemma dei Vernazza, antichi feudatari del posto. L'interno è composto da una sola navata fasciata da un elegante cornicione ed è caratterizzato da una serie di spiazzi, balaustre e sontuose scalinate che conducono verso la cripta sotterranea e poi risalgono verso l'abside. L'altare maggiore è un concentrato di decorazioni e fregi artistici in stile barocco e venne costruito nel 1727 da Don Francesco Vernazza, che lo decorò con 4 colonne ornate da motivi floreali. Sul lato destro del santuario è presente un menhir dell'altezza di quasi 2 metri, che mescola il culto cristiano quello pagano, più arcaico e simbolo della venerazione di divinità della natura e del creato. Il menhir di Montevergine, innestato su una solida base calcarenitica, è una delle tante testimonianze megalitiche molto diffuse in tutto il territorio salentino. Sul promontorio a sinistra del santuario, un percorso, rappresentante simbolicamente la Via Crucis di Gesù Cristo, termina sul punto più alto del Belvedere, dove domina il paesaggio la statua del Redentore. Il sontuoso artefatto incute timore e reverenza al tempo stesso e punta a rappresentare l'anello di congiunzione tra la dimensione divina della fede e la bellezza tutta terrena del luogo e del paesaggio circostante. L'elemento che caratterizza il luogo di culto è l'imponente monumento dedicato a Maria Santissima di Montevergine, con un basamento alto 35 metri e sovrastato dalla solenne statua della Vergine che domina il paesaggio tutto intorno. Montevergine rappresenta un luogo incontaminato che immerge visitatori, viandanti e pellegrini nel cuore della macchia mediterranea, tra profumi e colori che ricordano mitologici paesaggi paradisiaci.